Prima di cominciare il video ci tenevo a farvi sapere che quando non vedrete video di Yo-Kai Watch Puni Puni è perché l'evento o è un Portali Bizzarri o è un evento live, e quegli eventi mi fanno davvero schifo. Quindi non caricherò multi summon relativa a quegli eventi. Al contrario dell'evento di oggi, che ci permette di farmare. Cominciamo. Come detto nell'intro, ragazzi, l'evento di oggi ci permette di farmare come non ci fosse un domani, quindi direi di non perdere tempo, facciamo qualche multi-summon e poi via così. Ci sono diversi yokai da trovare, a dire il vero, che possono darci una grandissima mano, e l'evento in questione ci permette anche di trovare degli yokai nei sigilli. Iniziamo malissimo, sono molto contento di questo. E oltre ai sigilli anche di andare a rubare agli avversari gli oggetti che ci servono appunto per rompere i sigilli. Quando vi fa scegliere la schermata tra Yakodori e il tesoro, voi scegliete quella con Yakodori, perché tanto nessuno cercherà di rubarvi i sigilli a meno che non sia il sigillo di Koma-san, che è appunto lo yokai che si può trovare rompendo l'ultimo sigillo. Quindi dopo due slottate andate a vuoto dovrebbe esserci quella che va bene. Ovviamente. Comunque sia, lo yokai che voglio trovare, gli yokai che voglio trovare sono un sergente quadro, a dire il vero. Però abbiamo Orifalcon. Cavolo, quanto è bello Orifalcon. Bellissimo. Ma Orifalcon che fa? Riduce e aumenta il danno della mappa dell'evento. Ricompensa del sigillo. No, ricompensa... Hanno fatto un po' di confusione qui, a dire il vero. Hanno messo G-Banyan, che ti aumenta i punti quando vai a rubare, e l'hanno messo come ricompensa del sigillo, quando invece è Koma-san, e Yoppolbot, Expendakai, quindi la Crank, l'hanno messo al posto di Orichalcos. Vabbè, si sono sbagliati, può succedere, anche se non è la prima volta che si sbagliano, ma facciamo un altro paio di slottate, per modo di dire un paio, vorrei trovare almeno Sergente Quadro o G-Banyan. Uno dei due, cosa che non accadrà in questa slot. Oggi diciamo che sono un po' più di manica larga come la scorsa volta, perché la scorsa volta avevo tantissimi punti e stavolta, dato che si farmano, insomma, no, vado un pochino più largo. Un segreto dell'anima fa sempre comodo, non in questo evento, perché in questo evento io ho solo la squadra che farmo, che mi aiuta a sconfiggere più velocemente il boss, e quindi vado con quella. I boss, i livelli, specialmente il livello segreto numero 3 che dà 15 punti. Un altro Orifalcon! Allora, l'Orifalcon di prima è proprio di questo evento. Mentre questo Orifalcon, che tra l'altro lo troviamo anche su Blasters 2, e mi è piaciuto tantissimo quel boss, è un Orifalcon normale. Mi sa che oggi, ragazzi, pur di trovare un sergente quadro, che poi è un rango Z, quindi insomma... avremo l'animazione. No, l'animazione l'avremmo solo sul doppia Z, che dovrebbe essere Granizia, che è, diciamo, la specie di boss finale di questo evento. Vabbè, quel doppia S non ci interessa. C'è anche Ryuta Satoba, che è un rango Z, e cosa fa? Riduce e aumenta il danno contro Orifalcon, che abbiamo già trovato. Wind Scales è quello che abbiamo trovato, quindi... c'è nel livello, in uno dei livelli impossibili. Un altro Orifalcon WS e va bene. Io, ragazzi, penso che a 150.000 punti mi fermo, perché non è possibile che non trovi niente. Mamma mia. Tra l'altro ho fatto un'ultima slottata nello scorso evento, perché gli ultimi due giorni ti dà... mamma mia, niente neanche qui. Dicevo, ti dà una sprite, mi pare che si chiami, per aumentarti per 30 minuti, ricevi il doppio dei punti Y, appunto, i Y point. Quindi per questo l'ho fatta, giusto per averne una da usare in questo evento, quando ho visto che evento era. Perché in descrizione trovate, oltre al link di Yo-Kai Watch e Spagna, trovate anche un altro link che vi porta a un altro blog, dove un giorno prima o il giorno stesso che inizia l'evento in Italia, da noi iniziano alle 5 del pomeriggio quando è l'ora solare, vi dirà quale tipo di evento ci sarà quel giorno. E che porca miseria, non trovo nulla. Aspetta, però non è che sono mid event quelli. Sergente Quadro non è mid event. Lei va bene. Lui pure non è mid event. Orifalcon l'ho trovato. Quindi potrei trovare o Sergente Quadro o Granizia qua, la granita. Ma
Va bene, però, oh, cioè, ecco, forse, allora, queste oro me le voglio aprire, vabbè, un altro Rifalcon, va bene, lo accettiamo. Il terzo Rifalcon. Ma che rango S è quello? Via, quelle rosse? Neanche. Tre Orifalcon. Qualcuno potrebbe dire che fortuna. Io direi no. Proprio no. Quindi mi stai dicendo che Yoppolbot, che tra l'altro è anche sulla mappa, però questo è uno Yoppolbot particolare, è uno Yokai Mid-Event. Cioè io capisco che non deve essere assolutamente facile trovare uno Yokai, ma dopo un tot in qualsiasi gioco, perché qui Yokai Watch. Probabilmente è la granita. Vediamo un po' se è la granita. No, è Ryota. Ma perché non me lo segnava allora lì? Che fa Ryota contro Rifalcon? Contro il livello di Orifalcon. Io non è che mi impegno più di tanto nel fare gli stage impossibili, quindi me ne cala poco. Un altro Orifalcon. Altri due Orifalcon! Ok, che ho detto che mi piace, però. Qualcun altro? Penso che questa è l'ultima, poi dopo al limite. Boh, non lo so. Oh, due di fila! E meno male, direi! Dai, ok, è nuovo. Attenzione. Sì! Vai così, baby! Perfetto, perfetto! Lui volevo! Lui! Lui volevo! Bene! Un altro Rifalcon! Va bene, a sto punto lo porto a livello 4, Energy Max e via! E boosta l'attacco e il delirio! Oh, buono, mi piace Orifalcon! Sì. Il Sergente Quadro o G-Banyan, li volevo almeno uno dei due, perché ti aumentano i danni quando vai a rubare, ti aumentano il punteggio quando vai a rubare. Quindi la combo di Yakodori più Sergente Quadro mi danno tipo più 6.000 di punteggio in più, se non anche di più. Poi dipende da cosa vai a rubare, c'è sempre questa incognita. A chi vai a rubare? È tutto un miscuglio di dati, insomma, ma sono cose molto avanzate. Perfetto, perfetto. A posto così, con l'ultima slottata, non ci credo. Perfetto, sono molto contento. Io posso anche smettere di slottare per tutto il resto dell'evento, ed infatti non slotterò più. Io lo sapete, faccio solo multisummon, non faccio altro. E ne faccio tante solo quando so che posso spenderli, altrimenti ne faccio 5, massimo 6, ok? Tra l'altro, vi metto qui a fine video, mentre faccio questo piccolo discorso, appunto, le slottate che ho fatto con le monete che hanno dato per lo scorso evento. Ci sono anche due monete oro che si prendevano a livello 7 di Whisper, che ho fatto con tre account diversi e 10 energy drink, che si possono comprare dal gioco con i punti yokai, non con i soldi veri. Se vuoi fare il livello 9 devi per forza comprare con i soldi veri, ma con il livello 7 no. E ho trovato anche le due monete d'oro che danno uno Z assicurato. Ho trovato due Z discutibili che non servono più oramai. Sì, puoi metterli in questa squadra per fare quel tipo di pop. Sì, ma no. Perché tanto per come gioco io non serve. Quindi, bene così, è andata come è andata. Ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, mi raccomando, giocate con autoclicker perché imbrogliare è bello, ma lo si fa senza imbrogliare veramente. Quindi se volete imbrogliare, fatelo senza imbrogliare. Grandi insegnamenti da Andrelink, che vi dà appuntamento al prossimo video. Bye bye.